seconda giornata del viaggio Identità Golose e ci troviamo un americano pugliese, più americano che pugliese, ma che ha una vera grande novità. Vito Cannillo, che cos'è questa novità? Beh, la novità è che dopo 25 anni di attività un'azienda erboristica ha deciso di entrare nel mondo della gastronomia proponendo delle essenze a base di oli essenziali naturali da noi prodotte che hanno la caratteristica di essere stabili in cottura, di poter agire sulla profumazione degli alimenti ma soprattutto di poter donare un gusto molto intenso alle preparazioni. Ma di differenza rispetto agli altri che cosa c'è? Non è una semplice olio essenziale, l'olio essenziale è semplicemente estratto da una pianta, noi completiamo quella lavorazione con la preparazione di una quintessenza. La quintessenza praticamente è una miscela di alcol, oli essenziali e di alcuni minerali estratti naturalmente dalle piante che lavorati assieme creano delle microemulsioni all'interno del prodotto tali da poter garantire un assorbimento dal punto di vista gustativo e una grandissima profumazione e ancora una volta una grande stabilità in cottura delle preparazioni fino a 300 gradi. Tu sei americano pugliese, perché? I am, yes. Perché appartengo a una famiglia di emigranti. Una famiglia di mio nonno è partito in America ormai 55 anni fa, però dopodiché mio padre in seconda generazione ha creduto di poter tornare in Italia e che ha potuto ritornare in Italia con la voglia di poter cambiare quel modo di pensare. Ed è un'idea che ho portato avanti anch'io. La mia idea non è stata quella di scappare via, ma di poter tornare in Puglia, portare le conoscenze, portare tecnologie, portare soprattutto gente che ha davvero fatto tanto nel mondo per poter cambiare leggermente il nostro modo di pensare. Colleghiamoci alle essenze, quindi perché ti sei messo a fare le essenze dall'America anziché poi le riportate qui in Italia? La storia dell'azienda ha 25 anni, come ti dicevo. Quindi cosa fa? L'azienda fa estratti erboristici, quindi vedi che non è strana questa cosa? Assolutamente no, io ho deciso di continuare l'attività che mio padre ha fondato 25 anni fa nella preparazione degli ingredienti erboristici, però mettendoci in gioco nuovamente, mettendo in gioco tutta la squadra di ricerca di farmacisti, biologi e tecnologi che hanno deciso di riguardare alla pianta in maniera diversa, di poterne aprire l'utilizzo anche in ambiti non puramente salutistici come quello che invece ogni giorno abbiamo a che fare. Queste sono scoperte non capitate così per caso, ma le avete anche vagliate, trattate, studiate con università e con altri enti. Allora, diverse università collaborano con Forza Vitale, che è la nostra azienda di prodotti erboristici, da già da ormai 10 anni. E formiamo giornalmente studenti e assecondiamo il loro bisogno di fare sperimentazione di ricerca. Ed è proprio nell'ambito di questa ricerca che un progetto di ricerca congiunto tra Forza Vitale e le nostre università hanno creato un progetto di neurogastronomia e ci hanno proposto di poter testare a livello neurogastronomico l'utilizzo di alcuni oli essenziali sapendo che le stesse hanno delle caratteristiche di aromaterapiche e quindi ci si è chiesti: può un'essenza essere aggiunta ad un piatto e avere delle caratteristiche tali da poter influenzare un'emozione davanti a un piatto? La risposta è stata sì e probabilmente il prossimo anno avremo un'interessante ricerca scientifica pubblicata a livello nazionale. Prima di tutto questo progetto è un progetto sperimentale, è un progetto che ha voglia di abbattere delle frontiere e siccome Identità mi sembra essere un evento che ha alla base proprio la caratteristica di guardare avanti, essere avanguardista nella ricerca di prodotto e nella tecnica soprattutto adattata in cucina, ritengo sia stata una scelta ottimale essere qui. Un esempio pratico? Un esempio pratico, guardi, andiamo dalla semplicissima acqua aromatizzata, quindi un'acqua a cui aggiungiamo una quintessenza che quindi conserva tutte le proprietà salutistiche delle piante e ha la caratteristica quindi di non dare sostanze zuccherine in eccesso nel caso in cui si decida di drenare il proprio corpo. Un utilizzo un po' più complesso può essere quello invece dell'aggiunta di lievitati, quindi poter pensare di preparare un pane e aggiungerci un'essenza che può essere stabile in cottura e quindi ottenere un pane che non abbia un gusto spregevole ma abbia conservato tutte le caratteristiche originarie della farina, preferibilmente integrale, che si è andata a utilizzare e dell'essenza che si è andata ad aggiungere. Poi possiamo pensare a marinature di carni, possiamo pensare a salse, possiamo pensare a gelati, a granite, mixology. Abbiamo addirittura ideato un progetto di ricerca in ambito latteo-caseario, in quanto stiamo cercando di capire come può l'essenza e quindi le componenti biochimiche all'interno contenute influenzare la cagliatura del processo di cagliatura del latte. Ci sentiamo tra un anno qua e mi dirai che cosa è successo. Tra un anno ti dirò a che punto siamo arrivati con la nostra ricerca. Grazie. Ciao a tutti. Grazie.